Con questa ordinanza abbiamo sollevato il gravissimo problema del ritardo nella consegna dei risultati dei tamponi. Ho avuto notizia in via del tutto informale di due casi di positività all'interno del presidio di Guardia Grele. E quindi con immediatezza, dopo aver riunito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ho chiesto alla Regione e alla ASL di adottare i necessari provvedimenti e soprattutto di avere in tempi rapidissimi i risultati dei tamponi. Il problema è molto semplice, è chiaro che nel tempo intercorrente tra il momento del prelievo e il momento in cui viene comunicato il risultato, la persona potenzialmente positiva ha potuto anche esporre a contagio le persone con le quali è venuto a contatto. Purtroppo, di fronte alla mancata risposta, fatta eccezione per una telefonata con la regione, ho dovuto adottare dei provvedimenti molto forti e quindi ieri sera ho notificato una ordinanza con la quale impongo alla regione e alla ASL di comunicare il risultato dei tamponi già effettuati sul personale oramai da 5 giorni e di somministrare il tampone, di effettuare il tampone anche al personale, ai pazienti. Tutto il personale, tutti i pazienti che si trovano nella struttura. Io ritengo che una situazione emergenziale di questo genere non possa essere gestita con strumenti ordinari e che siano a portata di mano anche soluzioni alternative che chiediamo di valutare, come ad esempio il convenzionamento con laboratori, il convenzionamento con aziende sanitarie di altre regioni che noi sappiamo essere in grado di restituire i risultati nel giro di ore o al massimo di un giorno. Questa situazione non è assolutamente sostenibile. Noi la poniamo nell'interesse del personale, nell'interesse di chi frequenta la struttura per evitare che si ripetano le situazioni che abbiamo visto già in altri comuni. Lo chiediamo anche nell'interesse degli operatori della raccolta di rifiuti, perché sappiamo che bisogna adottare un protocollo diverso e questo protocollo diverso è adottabile a condizione che che si abbiano le notizie sulla eventuale positività dei cittadini. Ci auguriamo che in tempi celerissimi questo problema venga risolto. A questo punto, chiaramente non solo per noi qui a Guardia Grele, ma per tutti gli altri comuni che hanno posto la stessa identica questione.